Ok, allora, che ne dite dei cellulari? Io ho un cellulare. Io ne ho due. Samsung Touchscreen, ma è come un LG, perché lo tocchi e... Sono tutti esperti di tecnologia di questi tempi. Il BlackBerry va bene, e anche l'Apple. Perché si chiamano come i frutti? Mora e mela. Mi dici un brutto telefono? I vecchi Nokia. A volte troppo. Io ho un Nokia. È brutto, è brutto. Ma è forte, è bello. Mia nonna aveva uno di questi e ora ne prende uno nuovo. È un iPhone. Imbattibile, mia nonna. Ma... Secondo me è robaccia. Fattene uno nuovo. Prendi una cosa nuova. Camera. Ma com'è che sono così antiquato? Buttalo. Il mio cellulare ha solo 18 mesi. Che cosa succede al mondo? Che cos'è questo culto frenetico per i gadget tecnologici di ultima generazione? Io non capisco. È solo un negozio di computer. Perché tutta questa euforia? I siti web scatenano rivoluzioni. Con Facebook e Twitter niente passa inosservato. Sembra che il mondo sia nelle mani di una banda di super brand della tecnologia. Sono nelle tasche e nelle case di tutti, eccetto le mie. Forse me lo vendo. Ti do 60 euro. E va bene. Risorgerò dal mio buio medioevo e busserò alla porta dei colossi, i mega brand supersonici che noi tutti conosciamo. Questo è il cuore di tutto. Il cuore di Facebook, tutto qui. Voglio scoprire che succede. Da dove vengono? La Nokia ha iniziato con la carta igienica. Come fanno a farci desiderare questa roba? Abbiamo scoperto che la PlayStation 3 costa più fabbricarla che acquistarla. E quanti soldi fanno grazie a noi? Voglio sapere chi c'è dietro tutto questo e lo cercherò ovunque. Significa dunque che la tecnologia è una nuova religione? Hey, oh! Santo benedetto cellulare! Posso smettere adesso? Che sono molto imbarazzato, grazie. Brutto il mio cellulare. È un Nokia 6330 Classic rifinito in simile acciaio inox. È un bel telefono. Tutti mi dicono che nemmeno il mio nuovo Windows Netbook è forte. Dovrei prendere un Apple MacBook. Dovrei prendere un iPad. Dovrei andare su Facebook. Come fanno tutti i brand a convincere così tanta gente che questi oggetti valgono molto più di qualsiasi altra cosa? Ma guardate, guardate, guardate che forza! Apple questo, iPad quello. La tastiera è bella e facile da usare, anche se lo shift è in una strana posizione. Xbox 360 Kinect, apps. Mi sfugge qualcosa? Qual è il bello che non vedo di questi oggetti? Sono fuori dal giro? La festa è più divertente di quanto io possa immaginare? Adesso ve lo dico. Inizierò la mia indagine dalla Apple, il brand su cui ho più elementi di discussione. La Apple suscita emozioni che gli altri brand tecnologici non sanno suscitare, soprattutto quando inaugura un negozio. L'apertura di un Apple Store è una cosa bizzarra. Scatena l'isteria di massa, come certi culti religiosi. Voglio capire cosa succede durante un'inaugurazione e la sorte mi assiste. Per chiamare Apple, premere 1. Perché su internet gira voce che stia per essere inaugurato un nuovo negozio a Londra. Salve, e cerco informazioni sugli Apple Store. Ho sentito dire che forse ne stanno aprendo uno a Londra. Mi dicono che alla Apple non commentano voci e congetture. Ma qualcosa si muove al Covent Garden di Londra. Prima appare questo sipario e poi fa capolino uno spicchio di mezza mela. Che cosa vorrà dire? Contatto un veterano di queste inaugurazioni, forse lui mi chiarirà le idee. A quante aperture sei stato? Una trentina, in tutto il mondo e soprattutto nel Regno Unito. Scrive un blog sulla Apple, molto seguito, ma è all'oscuro quanto me. È tipico della Apple e dei suoi negozi. Mantengono questa atmosfera mistica il più a lungo possibile. E poi, una settimana prima dell'apertura, comunicano un luogo, una data e un'ora. Ed è fatta.
Ma tutta questa segretezza è normale per i brand tecnologici? Sanno gestire in modo oculato la stampa. Alla Microsoft, ad esempio, hanno un fascicolo su ogni giornalista. Ci tengono continuamente d'occhio e sperano che scriviamo articoli compiacenti. Alla Apple non ci parlano nemmeno con noi. Costruiscono un'atmosfera di mistero. In rete vengono fatte circolare voci ad arte. È una forma di marketing, perché qualsiasi cosa scrivi sulla Apple desti la curiosità di tutti. Alla fine la Apple lo ammette. Qui ci sarà un'inaugurazione. Comunicherà la data solo 5 giorni prima. E niente sconti per i fanatici della Apple. Sono le 6:05 di venerdì sera. L'apertura è alle 10 di domani mattina, ma ci sono già delle persone sedute per terra laggiù che vogliono essere i primi della fila quando lo store aprirà. Vengo dalla Turchia. Turchia? Sì. Dalla Russia? Me ne sono perse un paio in Cina. Questa non me la voglio proprio perdere. Vengo dalla California, sarò qui tutta la notte per vedere questo negozio. Ha fatto tanta strada per fare la fila di fronte a un negozio? Sì. Sono qui dalle 10 di stamattina. Vale a dire 24 ore prima dell'apertura? Sì, sì. Perché ci tieni tanto ad arrivare così presto? Di norma il primo della fila è un uomo. Stavolta una donna deve essere la prima della fila. È sabato mattina e il negozio apre fra un'ora. La coda ha assunto dimensioni gigantesche. Si snoda davanti al negozio arrivando fino laggiù, passando davanti ai portici e girando addirittura l'angolo. Si sente molto rumore dentro il negozio. I membri dello staff vengono incitati e regna un'atmosfera febbrile. Battono le mani, gridano, saltano su e giù. Sono presi dalla febbre della Apple. Non mi fanno entrare a vedere e allora cerco di imitarli. iPhone, iPad, accessori, 3G, evviva, evviva, iPad. Poi lo staff viene fuori e mi fa fare la figura del dilettante. I ragazzi hanno gli occhi spiritati come se fossero in preda a una sorta di isteria. Sembra un raduno mistico, tutti in preghiera, dove qualcuno sta per essere miracolato dalla tecnologia. Le porte del paradiso stanno per essere aperte. La mia amica prima della fila cede alla foga ed entra prima del conto alla rovescia. Imperterriti, i predicatori della Apple iniziano il conto. 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Non ho mai visto niente di simile a PC World. E ora tocca a me. Evviva, è bello. Sono contento. Che felicità, evviva, evviva. Oh, quanto sono felice. Oh, oh sì, sì, è il Nirvana qui. Sì, sì, evviva, evviva. Oh, Apple. Che felicità, evviva. Insomma, gira, gira. Come posso descriverlo? È un grande negozio. Ne valeva la pena. Lo rifarei. Cosa succede qui? Certo, la Apple fabbrica computer, telefoni, lettori MP3 che piacciono alla gente, ma questo culto del brand va al di là di qualsiasi cosa abbia mai visto. Quei tipi devono farsi esaminare la capocetta. Quanto sarebbe bello esaminare un fan della Apple. Prendiamo Alex, ad esempio. Ha un sacco di roba della Apple. La sua è una Apple ossessione. Sto sempre a pensare alla Apple. Potremmo metterlo in una macchina capace di sondargli il cervello mentre pensa alla Apple e vedere cosa Apple pensa. Indovinate un po'. Ho scovato un gruppo di neurologi che è in grado di farlo. E Alex ha messo a disposizione la sua capocetta. Questa è una macchina per la risonanza magnetica. C'è un enorme magnete nella stanza e se avessi degli oggetti metallici volerebbero in aria finendo in faccia a tutti. E allora me ne sto buono buonino qui. Ho levato l'anello, l'orologio e la cintura. Quando Alex prova delle emozioni, il suo cervello emette dei minuscoli impulsi elettrici.
Lo scanner sarà in grado di misurare qualsiasi impulso elettrico causato dalle immagini che gli mostreremo. Immagini di accessori Apple e non Apple. Così vedremo la differenza. Quando guardate queste immagini, c'è un momento in cui dite: che schifo, è orribile. No. Cominciamo. Qui alla Neuroscience hanno analizzato centinaia di reazioni nelle situazioni più disparate. Spero che riescano a far luce anche sulle emozioni che Alex sta provando. Alex è un vero fan della Apple. Sì, certo. In effetti si notano svariati cambiamenti nel cervello di Alex quando guarda i prodotti della Apple. E la cosa è affascinante. Dai un'occhiata qui. C'è molta più attività nella corteccia visiva. Si acuisce l'attenzione visiva quando Alex guarda i prodotti Apple. Cioè, li guarda più intensamente, come se li divorasse con lo sguardo? Se li mangia con gli occhi? Esatto, capita spesso con persone fedeli a un brand. La cosa non mi sorprende, ma alla Neuroscience hanno fatto questo tipo di confronto con diversi gruppi di persone. Un gruppo era molto religioso. Se facciamo un raffronto con gruppi di soggetti diversi, sottoponendoli a immagini religiose e non, notiamo un profilo molto simile. Interessante. Quando siamo andati all'apertura dell'Apple Store del Covent Garden, ci è sembrato di stare a un raduno religioso, a un revival mistico con persone spinte in una sorta di religiosa isteria. Noi tendiamo a interpretare tutti questi dati così. I grandi brand tecnologici non fanno altro che cercare di sfruttare quelle aree del cervello dove ha origine la religione. La scansione dell'encefalo di Alex mostra che i prodotti dell'Apple attivano gli stessi punti che attivano le immagini religiose nelle persone di fede. Una vecchia copertina della rivista. Book of Jobs? Job è Steve Jobs. Il santo iPad fu annunciato quella settimana e noi ne abbiamo parlato così. Nel 1976 Steve Jobs e altri due geni californiani dell'informatica fondano una computer company nel loro garage. La chiamano Apple. È l'epoca del boom dei personal computer e nel giro di 6 anni diventano multimilionari. Il principale concorrente della Apple è la IBM, un gigante che si allea con Bill Gates e la Microsoft per trasformare i PC in noiose macchine da ufficio. Intanto la Apple inventano le icone e il mouse. Nel 1985 un maligno traditore in seno alla Apple caccia Steve Jobs dalla sua compagnia. Senza di lui sono perduti. Nel giro di pochi anni sono con l'acqua alla gola. La Apple siede su 2 miliardi di dollari di computer invenduti. Così si pentono e pregano Steve di tornare. Lui allora crea l'iMac, il primo di una serie di prodotti di successo che spingono la Apple di nuovo al top, passando la Microsoft nel 2010. Che c'è? Che succede? Pronto? E questo è un iPhone 4. Non me lo sono comprato. È troppo costoso. Me l'hanno prestato. Volevo vedere se ne valeva la pena. Ecco qua. Fatto. Niente male. Insomma, la Apple è molto brava nel marketing, nel design, e combinando questi elementi è riuscita a insinuarsi in una parte del cervello sensibile alla religione, all'esaltazione, al misticismo. Amen. Ma ci sono anche altri mega brand. Il mio netbook ha Microsoft Windows. Com'è che la Microsoft è così potente? Non ha neanche la necessità di convincere la gente che sia una sorta di esperienza religiosa comprare un suo computer. Allora qual è il segreto? Forse Microsoft non sarà il brand più sexy, ma il 93% dei computer funziona grazie al suo software Windows. A differenza della Apple, quelli della Microsoft mi concedono un'intervista. E così me ne vado nella loro roccaforte nei dintorni di Seattle. Riassumo quello che so. All'alba degli anni 80 le aziende iniziano a usare i computer e li acquistano dalla IBM. La IBM è in grado di costruire i computer, ma di software non ne sa nulla. E così si rivolge a un gruppo di giovani super patiti dell'informatica di nome Microsoft, una delle prime compagnie di software al mondo. Il capo è il piccolo Bill Gates.
La IBM lascia ingenuamente alla Microsoft la maggior parte dei diritti del software realizzato. Aiuto! Ciao, ciao! Col senno di poi ci si chiede come mai l'IBM, un colosso da 50 miliardi di dollari, abbia siglato un accordo così stupido con quel ragazzino. Ma lo ha fatto. Ops, cosa abbiamo combinato? Per Bill Gates fu un colpo eccezionale. Bill Gates conserva i diritti mentre i PC invadono il mondo e diventa incredibilmente ricco. State a sentire. È il ronzio dei computer enormi, giganteschi. Computer che elaborano dati, producono idee, sviluppano nuovi prodotti. Usano PowerPoint per le presentazioni. La mia visita ai 140 ettari della sede inizia subito. Mi mostrano tutto con sollecitudine. Ho già scoperto che fine fa una parte degli enormi profitti. La Microsoft spende una cifra pari a 6 miliardi e mezzo di euro all'anno per la ricerca e lo sviluppo. Questa è l'anticamera del futuro. Dietro questa porta c'è la camera. Anzi, forse c'è proprio tutta la casa. C'è un visitatore. Qui è roba forte. Salve! Salve! Sei un robot? Non sono un robot garantito. In futuro le porte si apriranno con le impronte digitali. Avendo un po' di pazienza. In futuro i modellini della Torre Eiffel produrranno automaticamente foto di Parigi. In futuro si potranno mettere in pausa documentari come questo per fare acquisti. Questo è uno zaino contoso. Un inserzionista potrà pubblicizzare i suoi articoli così. In futuro la carta da parati si muoverà. Entro, indico la parete e compare un menu con diversi... Ci vorrà un po' di tempo perché funzioni, è il futuro dopo tutto. Beh, li vale 6 miliardi di euro, no? Bene, andiamo. Sento una nota di disperazione e ne intuisco il motivo. L'eccezionale crescita di Microsoft è dovuta al controllo soffocante che esercita su tutti i software per PC, ma negli anni 90 subisce 3 processi per monopolio illegale. Una carta che si ritorse contro la Microsoft in quell'occasione fu la testimonianza in video di Bill Gates. Secondo me, avrebbe dovuto prepararsi meglio. Secondo lei, Microsoft è la più importante compagnia di software del mondo? Secondo alcuni lo è, secondo altri no. Secondo lei? Secondo me siamo i più... Secondo le statistiche, sì. Siamo la compagnia di software più importante. Devo dire che le sue risposte sono vaghe e insulse. Questo si rivelò un brutto colpo per chi fino ad allora aveva dato un'immagine dinamica e geniale della compagnia. Da allora Microsoft cerca di ricostruire la sua immagine. 10 anni dopo, Bill Gates si dimette da Microsoft e si dedica a tempo pieno alla beneficenza. Sono sempre di più le persone che lavorano online e i giorni di Windows sui PC potrebbero essere contati. Così la Microsoft sfrutta i suoi introiti in calo, ma pur sempre enormi, per cercare di inventare altri prodotti che le diano nuova linfa. Ma le cose non vanno bene. Nella guerra degli smartphone, la Microsoft è rimasta indietro. Immaginate il mio stupore quando scopro che qualcuno fa la fila per un prodotto Microsoft. Sono impiegati in Microsoft che fanno la coda nel negozio dello staff. Hanno ricevuto una mail, così hanno lasciato gli uffici e si sono messi in fila filella. Da quanto sei in fila? Da un'ora. Un'ora? Il responsabile di questo gingillo è nell'edificio. Voglio conoscere il volto dinamico di Microsoft, l'aspirante salvatore dell'immagine dell'azienda. Salve. Sei Alex? Mi chiamo Alex, come te. È vero? Amo il tuo nome. Già. Diventeremo amici. D'accordo. Oh sì! Continua così, perfetto. Questo è il nuovo controller Xbox Kinect. Non si potrebbe avere un alter ego maschile? Microsoft ha venduto 8 milioni di unità nel giro di 2 mesi dal lancio. Questa non è la casa del futuro, questa è la casa del presente e funziona piuttosto bene. Ci siamo, ci siamo.
Se state saltando in salotto per controllare la vostra Xbox, è un piccolo esercito di persone come Alex che dovete ringraziare. Lui ha iniziato a fare il programmatore a 5 anni. È vero. Che strano, hai subito degli abusi? No. Ti hanno costretto i tuoi genitori e alla fine ci hai fatto il calio? No, è l'unica cosa a cui tenevo. Semmai loro avrebbero voluto che uscissi a giocare o a fare sport. Ah. Che lavoro fai alla Microsoft? Il mio lavoro è inventare il futuro. Mentre tutti cercano di mettere gadget nelle mani della gente, il mio obiettivo è far sparire la tecnologia e creare sistemi più semplici attraverso cui le persone possano interagire con questa forma d'arte che adoro, i giochi interattivi. E sembra che funzioni, perché Kinect è il dispositivo elettronico che ha battuto tutti i record di velocità di vendita. Torno nel Regno Unito e mi chiedo cosa ne pensano gli utenti di Xbox del fatto che la loro simpatica console sia prodotta da uno scialbo monopolista. Conoscete la Xbox? Ma sapete chi la fabbrica? Qualcuno lo sa? Mister Xbox? Mister Freddy Xbox? Sì, si chiama così. Sul serio? Ma no! Ho scoperto che molti non associano Microsoft alla Xbox e cercando il logo sulla scatola capisco il perché. Ce n'è uno piccolo qui. Ci vuole un occhio di lince per vederlo. Sul retro c'è un altro piccolo logo di Microsoft. Insomma, questa è una mega compagnia che vive di allori passati e che cerca disperatamente di reinventarsi, ma è così fuori moda che non osa nemmeno mettere il suo nome sui suoi prodotti. Che dire? Una game console è una tecnologia che non mi dispiace ed è un grande affare. Ci sono oltre 40 milioni di PlayStation 3, oltre 50 milioni di Xbox 360 e 80 milioni di Wii. Così ho radunato una squadra di specialisti che mi aiuta a stabilire quali sono i grandi quesiti. Finisco male? Con Vincent ho un'affinità elettiva, visto che è taccagno quasi quanto me. Ha appena fatto un buon affare con una console di seconda mano. Perché l'hai comprata usata? Perché non l'avrei mai comprata nuova di zecca. Non spendo tutti quei soldi per una console. Parliamo sempre del prezzo. Quanti soldi fanno in un anno? Quanti soldi fanno? Sì. Cioè, intendi i profitti? Già, cioè, quanto? Ottima domanda. Ci fanno con... E quanto costerà fabbricare una PlayStation 3? 80 sì. euro? Forse quanto, sì. Quanto può costare? 80 euro, credo. Io l'ho pagata 115. Qual è il margine di profitto? La PlayStation 3 è la console più costosa, intorno ai 280 euro. Quanto ci guadagna la Sony? La Sony nasce a Tokyo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo primo prodotto è un fornello elettrico per il riso, ma si fa un nome con i registratori a nastro e le radio a transistor. All'inizio del XXI secolo, la Sony produce apparecchi elettronici di consumo e professionali di tutti i tipi e inoltre possiede gli studi della Columbia e la Sony Records. La PlayStation vede la luce nel 1994. Non riesco a farmi dire quanto costa fabbricarne una, ma ho trovato qualcuno che me lo dirà. Sono davvero spiacente, ma devi morire. Ho un piano in testa e una PS3 kamikaze in mano. È ora di riprendere il volo. Sono a Los Angeles, California, e sto per incontrare un tipo che per vivere smonta aggeggi tecnologici riducendoli ai componenti e calcola i costi di fabbricazione. Un bel lavoro. Vediamo la PlayStation. Soffro nel vederla sul tavolo operatorio, ma è un sacrificio necessario. Cominciamo. La mia PlayStation viene ridotta ai suoi elementi essenziali, così da poter calcolare il costo di ogni clip, ogni placca, ogni diodo, ogni ventola, ogni vite, insomma tutto. Che sfacelo! Guardate in che stato è ridotta, in rovina. Allora, cosa hai scoperto? Abbiamo scoperto che, stranamente, la PlayStation 3 costa più fabbricarla che acquistarla. Questo non me l'aspettavo.
A rigor di logica, se uno costruisce qualcosa, poi la vende a più di quanto gli è costato. E il profitto, direi? Esatto. L'abbiamo esaminata più volte perché eravamo increduli. Ci sembrava davvero impossibile. E allora abbiamo fatto le pulci alla PS3 per assicurarci che la ricerca fosse corretta e i calcoli giusti. E lo erano. La Sony spende una bella cifra per ogni PlayStation che poi mette in vendita sul mercato. Oh! Ci sono oltre 4.000 pezzi e iSupply ha calcolato il costo di ogni singolo pezzo. Andrew e i soci stimano che il costo totale dei pezzi sia di 600 euro. Quando questa PS è uscita dai negozi nel 2006, costava 395 euro. Da quando l'hanno lanciata cercano di ridurre le spese, ma comunque ci rimettono 27 euro a macchina. Hanno venduto 41 milioni di PlayStation 3 e se calcoliamo quanto ci hanno rimesso, arriviamo alla incredibile cifra di oltre 2 miliardi di euro su 41 milioni di console. Perché sopportano questo salasso? Questo Blu-ray Drive da solo costa ben 80 euro. Con il Blu-ray i giochi ci guadagnerebbero in qualità, ma i costi dell'investimento rimarrebbero scoperti. Ulteriori ricerche collegano la PS3 a una vecchia storia sulla Sony, una battaglia sanguinosa da cui l'azienda giapponese esce livida e umiliata. La vera guerra del video non si combatte contro gli invasori che vengono dallo spazio, si combatte nelle strade della Gran Bretagna. E in gioco c'è un'industria multimilionaria. Le armi? Beh, è tutta una questione di formato. All'alba dei tempi, quando l'home video è una novità, circolano due formati totalmente incompatibili. Il Betamax della Sony e il VHS della JVC. I videonoleggi sono un incubo. Un'ala del negozio per ciascuno dei formati rivali. Due copie di ogni film. Durante gli anni Ottanta, la guerra del formato infuria, ma succedono due cose. La JVC lascia che altri producano gli apparecchi VHS, abbassando i costi, e scopre un mercato molto redditizio, a cui la Sony rifiuta il Betamax. Il porno. Grazie all'home video, il mercato dei video per adulti si impenna, è il caso di dirlo. Tutto ad un tratto si possono guardare i film a luci rosse nella propria casa. Negli anni 90, il Betamax della Sony è finito. Passano 16 anni e tutti dobbiamo comprarci un nuovo lettore DVD, Hi-Fi Def. Yuppie! Fermi tutti, ci risiamo. Ci sono due formati del tutto incompatibili, il Blu-ray della Sony e l'HD DVD della Toshiba. Stavolta la Sony non corre rischi e così contrabbanda un lettore Blu-ray nei nostri salotti, a sue spese, all'interno di ogni PlayStation 3. Inizio, ma quanti compromessi sono disposti quelli della Sony? Siamo a Los Angeles, in California. Dovrebbe splendere un bel sole, dovremmo indossare tutti il costume. E invece, guardate, sembra di stare a Londra. Meno male che ora giriamo in interni. Intervisterò i veri esperti. Quelli del porno. Quanto è importante per il Smettila di pensare al sesso. Dove credi di stare? Non riesco a concentrarmi con quello che succede alle mie spalle. Insomma, penso al sesso perché... Mi distrai? Sei nervoso? Quale mani? Oddio. Ho le mani sudate. La Sony non voleva contenuti per adulti sul Blu-ray. Così siamo stati costretti ad adottare l'HD per un po'. Solo per un breve periodo. Solo alcuni all'inizio mesi. Usavate l'HD DVD? In questa certo. Battaglia tra Blu-ray e HD DVD. Terribile. La vostra compagnia ha adottato l'HD DVD perché la Sony non voleva il porno sul Blu-ray. È andata così, no? Esatto, niente licenza. Dovevamo avere il permesso della Sony che ce lo negava. E poi, visto che tutti gli altri studi a luci rosse adottarono l'HD, la Sony tornò sui suoi passi e ci diede il suo benestare. È andata così. Davvero? Dipende tutto dai contenuti. Che sia il porno o che siano contenuti, diciamo, degli Universal Studios. Se non ne hai a bordo,
Non conta il formato, non conta se è tecnicamente superiore. Se non ci sono contenuti, non c'è niente da vedere. Perché se non ti accordi con gli studi, allora la guerra non la vinci. Si sono resi conto che avrebbero perso un mercato immenso e che avrebbero fatto molti soldi concedendoci la licenza. Perché il mercato dei DVD per adulti è enorme. Questa è un'industria da 8 miliardi di euro. Se siete così importanti per il successo, i fabbricanti vi corteggiano? Cioè, vengono da voi e vi chiedono di adottare i loro formati? È così che va? Certo, certo. Ti dico un segreto. Abbiamo lavorato in incognito per alcune aziende di computer, di cui non faccio il nome, che fanno tanti collaudi con i nostri prodotti. Ma senza parlarne in giro? Cioè, senza dirlo a nessuno? A Sì, certo. La Sony non vuole perdere un'altra guerra dei formati e così rinuncia ai suoi principi per abbracciare la pornografia e poi usa la PlayStation a mo' di cavallo di Troia, si parla di mitologia, per mettere un lettore Blu-ray in 41 milioni di case. Potrebbe averci rimesso 3 miliardi di dollari, circa 2 miliardi di euro, ma sono quelle cifre che le aziende hanno da parte per scommettere alla roulette tecnologica, che è un vero gioco d'azzardo. Ora la guerra è vinta e in tanti producono hardware Blu-ray, ma devono sempre pagare la Sony. Un centesimo per ogni disco vergine venduto, 7 euro per ogni lettore Blu-ray venduto, 9 euro per ogni registratore, più una quota su tutti i giochi e film venduti. Ma visto che iniziamo a scaricare sempre più film similari e usiamo il DVD sempre di meno, nessuno sa se la Sony si rifarà dell'investimento prima che il Blu-ray diventi obsoleto. Adesso so quanti soldi fanno con questa roba. È fantastico. Danno via qualcosa gratis che noi probabilmente non avremmo comprato. E così mi chiedo chissà che cosa si annida negli altri gadget tecnologici che possiedo. È ora di esaminare il mio telefono. Tre cose senza cui non esco? Il telefono, il portafogli e le scarpe. Tre cose che mi porto sempre dietro. Il telefono. Il cellulare. Il telefono. 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 Il cellulare, senz'altro. Non vedo l'ora di esaminare i telefoni cellulari. Credo siano i dispositivi tecnologici a cui teniamo di più. Se ne vende un numero straordinario. La Nokia è la numero uno. Vende oltre 1 milione di telefoni al giorno. Per cui immaginate il mio stupore nell'apprendere questa notizia. Il boss della Nokia avverte, siamo su una piattaforma in fiamme. La Nokia, il brand telefonico numero uno al mondo, è in grave difficoltà. E così, visto che sono un utente dell'ottimo cellulare 6330 Classic, sento il dovere verso me stesso e il mio telefono di indagare su questo problema. Perché è un problemino vero, eh? Nel 1865 alla Nokia non fanno telefoni cellulari. Iniziano fabbricando scarpe di gomma e carta igienica. Alla fine degli anni 60 diversificano, passando dai rotoli all'elettronica. E perché no? Poi venne fuori questa cosa. Il nuovo sistema va sotto il nome alquanto prosaico di radio cellulare. Che cos'è? È un telefono utilizzabile dovunque. Secondo uno studio, fra i 3 e i 4 milioni di britannici avranno questo telefono entro la fine del secolo. Altro che 3 e 4 milioni. I milioni saranno 30 e oltre. Il fenomeno cresce a una velocità imprevedibile. I network stimano che un britannico su 12 acquisterà un cellulare. Quale definizione descrive il suo interesse per questo nuovo telefono personale? Abbastanza interessata, dipende. Ma c'è chi pensa in grande. E così inizia a sfornare telefoni per ogni tipo di persona. Il 5110, il primo telefono con cover intercambiabili. Il 7650, il nostro primo camera phone. Il 5140 è un esempio di telefono robusto. Il 3110 e il 5800. Il numero di telefoni cellulari si moltiplica a dismisura e la Nokia detiene il primato. Come fa un'azienda che vende oltre 1 milione di telefoni al giorno a essere nei guai? Sono diretto alla più importante fabbrica della Nokia. Voglio vederci chiaro. Questo è un esempio di come cambia in fretta un posto. Siamo a due passi dalla più grande fabbrica di telefoni cellulari dell'India, la seconda fabbrica del mondo in ordine di grandezza. E questo posto è così rurale. Okay.
fortuna che siamo entrati, la sicurezza è incredibile. Controllano i numeri seriali dei nostri cellulari per evitare che li scambiamo con i modelli più recenti mentre stiamo girando. L'impianto è in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 3 turni di lavoro, oltre 2.000 operai a turno. Dal 2006 hanno prodotto 400 milioni di cellulari. Può riprendere solo qui. Qui va tutto alla grande. Allora che cosa c'è che non va? Non trovo indizi dei guai della Nokia, se non dopo aver lasciato la fabbrica. Le mie indagini mi portano al mercato centrale di Delhi, dove scovo un impostore. Questo assomiglia al mio. Questo è un Nokia nello stile, in tutto. Sì, è una copia del tuo telefono, una copia esatta. A dire il vero, è un modello migliore del mio. Sì, è migliore. Incredibile. Questi sono Shanzai, o telefoni banditi. Li fanno in Cina, sono copie identiche. Li sfornano così in fretta che a volte arrivano nei negozi prima dei telefoni originali. Tu guarda. Vediamo i dettagli. Ha due SIM card. Tu ce l'hai? No. Ce l'hai il lettore MP4? No. Ce l'hai il... Sarà di plastica, senza garanzia. La batteria potrà esplodere, ma ha più dettagli del mio e costa un quarto. Che tipo di Nokia puoi comprarti con 1800 rupie? Ne compri tanti. Davvero? Sì. Ma qui ci sono tutti i brand. Cosa volete, il BlackBerry originale o 5 simili BlackBerry allo stesso prezzo? Allora perché solo la Nokia è nei guai? Ripenso a quello che mi ha detto una bimba di 10 anni. Mia nonna aveva uno di questi e ora ne prende uno nuovo. È un iPhone. Mia nonna. iPhone. La causa dei problemi della Nokia è sotto il mio naso. Da quando è uscito, nel 2007, l'iPhone ha rivoluzionato la nostra concezione del telefono. L'iPhone non sarà il miglior telefono di sempre, ma è un computer tascabile. Risultato? Siamo connessi alle persone e siamo connessi a tutto. E abbiamo un sacco di applicazioni. Il segreto del successo dell'iPhone non stava solo nell'eleganza o nella facilità d'uso, stava anche nell'App Store connesso, che ha rivoluzionato l'idea stessa di cellulare. Perché ora, al prezzo di 1, 2, 3 euro gratis, possiamo scaricare le app di nuovi giochi. Tutte queste applicazioni sono un divertimento per l'utente e denaro suonante per l'Apple, perché ogni volta che compriamo una app, la Apple prende il 30% e in più prende soldi su tutti gli annunci pubblicitari sulle app. L'iPhone è una gallina dalle uova d'oro. È finita l'era in cui spendevi 300 euro per il cellulare ed era fatta. Ecco perché la Nokia è nei guai. È rimasta indietro nella rivoluzione degli smartphone. C'è una cosa che mi lascia perplesso dei super brand tecnologici. Il brand che vale di più si lascia usare da noi senza addebitarci nulla. È assolutamente gratuito, eppure vale oltre 80 miliardi di euro. Che cosa c'è sotto? Fai una ricerca su Google e attivi una banda di persone armate di enciclopedie, di elenchi telefonici che trovano numeri e siti web in un attimo e li battono alla velocità della luce. Flash Gordon. Sì, vabbè, scherzavo. Ecco quello che so di Google. A metà degli anni 90, due giovani intellettualoidi, Larry Page e Sergey Brin, si incontrano alla Stanford University. Internet muove i primi passi. Ci sono solo 40 milioni di internauti in tutto il mondo. Esistono già un paio di siti di ricerca, ma le indicazioni risultano vaghe. Larry e Sergey sviluppano un sistema che consente al computer di cercare e organizzare le informazioni in modo automatico. Stampando i dati, saremmo sommersi dai fogli. Noi vagliamo questa montagna di dati in mezzo secondo e vi diamo quello che cercate. L'unico problema è che all'inizio non sanno come guadagnarci. Eravamo certi di trovare un modo per fare i soldi, anche se non sapevamo come. In 12 anni, Google diventa il sito web più visitato del mondo. L'obiettivo della compagnia è organizzare tutte le informazioni del mondo e renderle accessibili a tutti. Pare che siano decisi a organizzare anche me. Qui non potete filmare. Questa è una delle... Aspetta,
ma ho il permesso di fare delle riprese mentre vado su una Google Bici, in mezzo ai Google ombrelloni, a vedere tutte le Google sculture e i campi di pallavolo. Devo intervistare la Google First Lady Marissa Mayer, secondo Fortune, una delle 50 donne più potenti del mondo. Le voglio chiedere come fanno a guadagnare queste somme immense, ma 10 minuti prima dell'intervista mi dà buca per malattia. E nessuno dei 20.000 impiegati è disponibile all'intervista, così si fa avanti l'addetto stampa. Sei un Googler? Sono un Googler, sì. I neofiti sono Noogler. I neofiti? Come? Noogler. Noogler. Con la N. Chi lascia l'azienda? È un ex Googler. Ma non credo che sia questo il segreto della ricchezza di Google. Così me ne torno a casa, uso Google Chrome come browser per cercare su Google l'aeroporto, stampo una mappa da Google Maps e poi cerco su Google Hook, cerco il direttore generale su Google YouTube, scrivo qualche nota di lui su Google Documenti, potrei mandargli una Gmail da un telefono Android se ne avessi uno per chiedergli un'intervista, ma non ce l'ho. Così uso il Nokia per chiamare e penso che Google è ovunque. Sembra che siamo all'aperto, ma non è così. Sono pazzi questi googolisti. Finalmente posso chiedere come ha fatto Google a Google guadagnare così tanti soldi. Quando cerchi qualcosa su Google, a volte sulle pagine dei risultati vedi delle inserzioni. Sì? Noi veniamo pagati, guadagniamo soldi quando l'utente clicca su quelle inserzioni pubblicitarie. Vi pagano per ogni click, ma di che cifre stiamo parlando? Di solito di penny, ma contiamo miliardi di ricerche in tutto il mondo ogni giorno. Così quei penny si accumulano e le aziende inserzioniste aumentano. Quali informazioni vi servono su di me quando faccio ricerche? Molti credono che a Google e alle compagnie come la nostra servano tonnellate di informazioni personali. Ma le cose non stanno così. Se digiti idraulico a Birmingham, sappiamo che qualcuno ha digitato idraulico a Birmingham, sappiamo l'ora dell'inserimento e dov'è quella persona. E questo è tutto. E sappiamo che cosa ha cliccato alla fine di quella ricerca. Ma archiviano quella ricerca insieme a tutte le altre ricerche su Google del mondo e la analizzano. E analizzano anche le informazioni provenienti da tutti gli altri siti web che possiedono. Il grande capo Google allora dice: queste informazioni potrebbero essere usate per studiare e prevedere il comportamento umano. E questo quanto li rende potenti? Ecco qualcuno che può rispondere a questa domanda. A mio modo di vedere, Google è ancora un adolescente. Io mi aspetto ancora grandi cose da Google. Cosa rende Google così potente? Google esercita quasi un monopolio sui canali tra le persone e Internet e tutte le organizzazioni commerciali e governative che usano Internet. Insomma, è l'ingresso, il portale d'accesso a questo immenso bacino di informazioni. Google ne ha il controllo. E la persona o l'organizzazione che controlla l'accesso controlla tutto. Mi sembra finalmente di aver capito qual è il segreto dei super brand tecnologici: il controllo dell'accesso. Google controlla il mio accesso alla rete, così può analizzare quello che cerco e come reagisco a quello che trovo. Quello che abbiamo in testa ha un grande valore commerciale. Google sa a cosa stanno pensando miliardi di persone. L'accesso della Sony è la PlayStation. Giochi, film, musica, tutto quello che entra e esce fa soldi per la Sony. Ora mi spiego il lusso di venderla a meno di quanto gli costi fabbricarla. Stessa cosa per la Xbox e per l'iPhone. Alla Nokia sono nei guai perché si limitano a fare apparecchi e non è così che si fanno i soldi oggi. Ma Google sovrasta tutti. Capisco perché ci tengono così tanto ad Android, la loro piattaforma telefonica. Non solo devi riuscire a sapere quello che cercano le persone, ma anche dove sono, quali sono i loro movimenti, dove vanno, come interagiscono con gli altri. E l'unico modo per farlo è avere una piattaforma telefonica. Google può riunire tutte queste informazioni e in questo modo crea un'istantanea senza precedenti di noi come individui, mentre viviamo la nostra giornata a seconda dei servizi che attiviamo. Devo ammettere che questo iPhone è davvero stupefacente. E Facebook, e Google, e il resto anche. Ma ora so che non sono solo telefoni, game console, social network e motori di ricerca. Sono piccoli negozi elettronici che non mi connettono solo ai miei amici, ma anche a chiunque voglia vendermi qualcosa. E così mi tengo il mio 6330 Classic. Dopotutto, è un classico.
Fino al prossimo upgrade. In una strana posizione. Xbox 360 Kinect. Apps. Mi sfugge qualcosa? Qual è il bello che non vedo di questi oggetti? Sono fuori dal giro? La festa è più divertente di quanto io possa immaginare? Adesso ve lo dico. Inizierò la mia indagine dalla Apple, il brand su cui ho più elementi di discussione. La Apple suscita emozioni che gli altri brand tecnologici non sanno suscitare, soprattutto quando inaugura un negozio. L'apertura di un Apple Store è una cosa bizzarra, scatena l'isteria di massa, come certi culti religiosi. Voglio capire cosa succede durante un'inaugurazione e la sorte mi assiste. Per chiamare Apple, premere 1. Perché su internet gira voce che stia per essere inaugurato un nuovo negozio a Londra. Salve, e cerco informazioni sugli Apple Store. Ho sentito dire che forse ne stanno aprendo uno a Londra. Mi dicono che alla Apple non commentano voci e congetture. Ma qualcosa si muove al Covent Garden di Londra. Prima appare questo sipario e poi fa capolino uno spicchio alla Porta dei Colossi. I mega brand supersonici che noi tutti conosciamo. Questo è il cuore di tutto. Il cuore di Facebook, tutto qui. Voglio scoprire che succede. Da dove vengono? La Nokia ha iniziato con la carta igienica. Come fanno a farci desiderare questa roba? Abbiamo scoperto che la PlayStation 3 costa più fabbricarla che acquistarla. E quanti soldi fanno grazie a noi? Voglio sapere chi c'è dietro tutto questo e lo cercherò ovunque. Significa dunque che la tecnologia è una nuova religione? Ehi! Hey, oh, santo benedetto cellulare! Posso smettere adesso? Che sono molto imbarazzato, grazie. Brutto il mio cellulare. È un Nokia 6330 Classic rifinito in simile acciaio inox. È un bel telefono. Tutti mi dicono che nemmeno il mio nuovo Windows Netbook è forte. Dovrei prendere un Apple MacBook. Dovrei prendere un iPad. Dovrei andare su Facebook. Come fanno tutti i brand a convincere così tanta gente che questi oggetti valgono molto più di qualsiasi altra cosa? Ma guardate, guardate, guardate che forza! Apple questo, iPad quello. La tastiera è bella e facile da usare, anche se lo shift è in una più di mezza mela. Che cosa vorrà dire? Contatto un veterano di queste inaugurazioni, forse lui mi chiarirà le idee. A quante aperture sei stato? Una trentina, in tutto il mondo e soprattutto nel Regno Unito. Scrive un blog sulla Apple, molto seguito, ma è all'oscuro quanto me. È tipico della Apple e dei suoi negozi. Mantengono questa atmosfera mistica il più a lungo possibile. E poi, una settimana prima dell'apertura, comunicano un luogo, una data e un'ora. Ed è fatta. Ma tutta questa segretezza è normale per i brand tecnologici? Sanno gestire in modo oculato la stampa. Alla Microsoft, ad esempio, hanno un fascicolo su ogni giornalista. Ci tengono continuamente d'occhio e sperano che scriviamo articoli compiacenti. Alla Apple non ci parlano nemmeno con noi. Costruiscono un'atmosfera di mistero. In rete vengono fatte circolare voci ad arte. È una forma di marketing. Perché qualsiasi cosa scrivi sulla Apple desti la curiosità di tutti. Alla fine la Apple lo ammette. Qui ci sarà un'inaugurazione. Comunicherà la data solo 5 giorni prima. E niente sconti per i fanatici della Apple. Sono le 6:05 di venerdì sera. L'apertura è alle 10 di domani mattina, ma ci sono già delle persone sedute per terra laggiù che vogliono essere i primi della fila quando lo store aprirà. Vengo dalla Turchia. Turchia? Sì. Dalla Russia? Me ne sono perse un paio in Cina. Questa non me la voglio proprio perdere.
Vengo dalla California, sarò qui tutta la notte per vedere questo negozio. Ha fatto tanta strada per fare la fila di fronte a un negozio? Sì. Sono qui dalle 10 di stamattina. Vale a dire 24 ore prima dell'apertura? Sì, sì. Perché ci tieni tanto ad arrivare così presto? Di norma il primo della fila è un uomo. Stavolta una donna deve essere la prima della fila. È sabato mattina e il negozio apre fra un'ora. La coda ha assunto dimensioni gigantesche. Si snoda davanti al negozio arrivando fino laggiù, passando davanti ai portici e girando addirittura l'angolo. Si sente molto rumore dentro il negozio. I membri dello staff vengono incitati e regna un'atmosfera febbrile. Battono le mani, gridano, saltano su e giù. Sono presi dalla febbre della Apple. Non mi fanno entrare a vedere e allora cerco di imitarli. iPhone, iPad, accessori, 3G. Ok, allora, che ne dite dei cellulari? Io ho un cellulare. Io ne ho due. Samsung touchscreen, ma è come un LG, perché lo tocchi e... Sono tutti esperti di tecnologia di questi tempi. Il BlackBerry va bene, e anche l'Apple. Perché si chiamano come i frutti? Mora e mela. Mi dici un brutto telefono? I vecchi Nokia. A volte troppo. Io ho un Nokia. È brutto, è brutto. Ma è forte, è bello. Mia nonna aveva uno di questi e ora ne prende uno nuovo. È un iPhone. Imbattibile, mia nonna. Ma... Secondo me è robaccia. Fattene uno nuovo. Una cosa nuova. Camera. Ma com'è che sono così antiquato? Buttalo. Il mio cellulare ha solo 18 mesi. Che cosa succede al mondo? Che cos'è questo culto frenetico per i gadget tecnologici di ultima generazione? Io non capisco. È solo un negozio di computer. Perché tutta questa euforia? I siti web scatenano rivoluzioni. Con Facebook e Twitter niente passa inosservato. Sembra che il mondo sia nelle mani di una banda di super brand della tecnologia. Sono nelle tasche e nelle case di tutti, eccetto le mie. Forse me lo vendo. Ti do 60 euro. E va bene. Risorgerò dal mio buio medioevo e busserò.